Noi abbiamo fatto un'offerta irrevocabile di acquisizione di ramo di azienda, sapendo che dobbiamo attendere i tempi necessari per un bando pubblico, per un'asta pubblica. Marcello Brizzi, imprenditore del settore tessile di San Sepolcro, è un ex dipendente di Cose di Lana. È lui che con il suo maglificio BMA ha presentato l'offerta ai curatori fallimentari al tribunale per intanto affittare e poi con un bando di gara acquisire il ramo d'azienda di Supermaglia Cose di Lana. Prevediamo nell'arco di un anno di inserire 24 lavoratori, quello è il minimo, diciamo, dipende molto poi anche dal lavoro che riusciremo a trovare, perché comunque sia noi prendiamo un'azienda senza lavoro, perché purtroppo con il fallimento tutti gli ordinativi sono andati perduti. Gli attuali dipendenti, in tutto 65, sono sostanzialmente sospesi dal 1° di marzo scorso, da quando cioè il Tribunale ha interrotto l'affitto d'azienda Supermaglia, che detiene il 100% delle quote di Cose di Lana, ormai fallita. Siamo sempre stati in ansia per una decisione, è stata presa e ora speriamo che per qualcuno vada bene e per qualcuno sfoci in altre cose. Finalmente si prospetta una soluzione, speriamo sia la volta decisiva e di rientrare tutti a lavorare. Una parziale risoluzione dunque della difficile vertenza. L'assa integrazione straordinaria in deroga il Ministero ce la può concedere retroattiva, ma non a questo punto retroattiva di 2 mesi. L'accordo noi si è fatto il 15 marzo in Regione, è già un mese è passato, loro sono in sospensione dal 1° di marzo, abbiamo paura che purtroppo non potrà essere retroattiva fino al 1° di marzo.